Mi rifaccio a quello che disse Jürgen Klopp una volta: io non sono un perdente. E quando non sei un perdente, la differenza sta proprio nel non abbatterti dopo una sconfitta, ma nel continuare a lavorare nonostante le tante sconfitte per dimostrare di essere un vincente. È quello che faremo in questa terza stagione, che inizia qui, adesso, da questa partita. E poi vediamo come si concluderà. Le avete sentite queste parole? Erano molto decise e il destino ci risponde subito, perché come vedete, se andiamo sul calendario, la prima partita ufficiale della stagione sarà proprio contro il Paris Saint-Germain di cui parlavamo. Una rivale storica che affronteremo in Supercoppa, visto che loro hanno vinto qualsiasi cosa l'anno scorso, campionato e Coppa di Francia. Noi finalisti di Coppa di Francia non ci siamo sul campo guadagnati questa Supercoppa, ma vogliamo dimostrare comunque di essere all'altezza. Con una vecchia amica, questa maglia che torna, perché quella blu di Wenzel Holz ci piace tanto, però un po' per scaramanzia torniamo a questa, visto che con quella lì, come direbbe Mourinho, zero titoli, e invece con questa qui, una coppa, proprio in faccia al Paris, l'abbiamo alzata. Ma prima di arrivare a quella sfida, c'è il mercato, siamo al 3 di luglio e abbiamo 75 milioni più o meno da investire. Ce li ha messi a disposizione la dirigenza e quindi ci fa capire subito quali sono, quali potranno essere gli obiettivi stagionali. Noi li abbiamo chiarissimi, vogliamo vincere e far bella figura in Champions League. Quindi cominciamo adesso a costruire un Monaco che faccia divertire. Corre il cambio al fallo, Arturo verso la porta. Beniedè! Vado a cercare Bellini che si lancia e poi gira! Pellegri! Un gol pazzesco! Pazzesco di Pellegri! Ed eccoci qui, è tornata la carriera, bentornati a casa, in casa del Monaco di Federico Marconi, spero che stiate bene. Inizia oggi ufficialmente la terza ed ultima stagione di questa nostra avventura comunque meravigliosa, meno titolata rispetto ad alcune passate, però mi piace leggere sempre i vostri commenti positivi e anche quelli meno positivi, però tra i positivi quello che spicca sempre è bello che non vinci, perché comunque è anche realistico, vero? Punto sempre su quello, però se si può vincere io vorrei sempre provare, insomma, infatti ci proveremo chiaramente in questa stagione tramite il mercato, ne parlavamo già poco fa. Però prima di partire mettetevi comodi, datemi dei vostri consigli qui sotto, perché oggi ci muoviamo tantissimo sul mercato. Voglio arrivare pronto alla sfida contro il Paris che giocheremo, così come giocheremo la prima di campionato. Però come sapete il mercato è ancora aperto nel prossimo mese, quello di agosto, e quindi potremo mettere a segno dei colpi che mi scriverete qui sotto nei commenti. Intanto partiamo, e partiamo subito in realtà da un'offerta che ci è arrivata. Ed è un'offerta per Christopher Ayer dal Villarreal, 16 milioni e mezzo. Voglio essere aperto a queste offerte in realtà. Ovviamente ho parlato di ambizione, e quindi se si parla di ambizione io sono disposto a far partire Ayer per prendere un difensore più forte. Però 16 milioni e mezzo, mi. Quindi possiamo subito trattare e vedere un po' come la portiamo a casa. 22 tondi tondi. Accettano i 22. Accettano i 22 con un piccolo sforzo. Ora, ovviamente la trattativa potrebbe ancora saltare perché c'è la volontà del giocatore, però torno a ripetere: qualora partisse Ayer, io sono convinto, e me l'avete detto un sacco di volte anche voi nei commenti, prendi un centrale più forte, non mi piace Ayer. A me è sempre piaciuto, però riconosco che abbia dimostrato anche dei limiti, specialmente nelle ultime partite della stagione, quelle decisive, e vi parlo delle due finali in particolar modo, che non sono andate propriamente come volevamo noi. Però insomma è giusto ripartire, e tra l'altro ci dicono che il nostro capitano è corteggiato dalla Real Madrid. Io voglio dare un segnale, e quindi il segnale è questo qua, visto che nella realtà è già successa questa cosa. Voi ovviamente mi avete subito scritto fallo anche tu, e io vi dico assolutamente sì. Beniedder non sarà più il nostro numero 9, sarà il nostro numero 10. E quindi mi dispiace per Draxler, che potrà tranquillamente cambiare maglia. Adesso ci pensiamo. Nella realtà il 23, se non ricordo male, alla Paris 23, che è di Wenzel Holz, e lo terrà Wenzel Holz. Vediamo un po' che numeri liberi ci sono. Il 21, 21 perché no? Anche perché Kane in questo momento non c'è più, quindi vediamo. Altra cosa fondamentale prima di cominciare a guardare in entrata, rimanendo a parlare insomma di giocatori in uscita, facciamo quello che non abbiamo potuto fare l'anno scorso. Quindi cominciamo a mettere in vendita i vari Cuadrado, Borja Mayoral e forse anche Stefan El Shaarawy, ma lì possiamo un attimino pensare. Questa invece è la nostra lista dei desideri. Eccoli qui, tutti i giocatori che potrebbero esserci utili per
rendere più forte, più pronta la squadra anche a livello europeo. Occhio, perché è arrivata subito un'offerta per Borja Mayoral di 31 milioni. E onestamente io te lo porto impacchettato, caro Hoffenheim. Possiamo anche alzare. Lui ha un valore di 29 che secondo me già è altissimo. E non mi ricordo di averlo pagato così tanto, onestamente. Poi magari ricordo male io. Abbiamo un po' trattato, alla fine siamo costretti a chiudere a 31,2, che comunque va bene, non sono assolutamente pochi. Quindi io credo ci sia poco da parlare in questo, nel senso che Mayoral ha giocato pochissimo, soprattutto nella seconda parte della stagione, e quindi capiamo un attimo se accetterà o meno, ma dubito che rifiuti. Occhio, perché l'Atletico Madrid invece ci fa un'offerta per Stefan El Shaarawy, che non ho messo in vendita, ma che potrebbe essere tra i partenti. Mi stavo un po' guardando intorno anche per quanto riguarda i giocatori, però onestamente non me l'aspettavo, ma l'Atletico poca roba. E allora direi che possiamo andare direttamente sul cash, però non mi accontento di 20, te ne chiedo 10 in più per il Faraone. Vediamo un po' di trattare. No, non volevano offrire più di 21 milioni, e sono sceso fino a 24, però è evidente che non te lo posso regalare, quindi assolutamente no, resta in squadra da noi e mi sembra comunque buono. Dobbiamo cercare di trattare anche perché abbiamo grandi margini di crescita. Ayer venduto, quindi adesso ufficialmente ci entrano dei soldini, ma ufficialmente ci serve un difensore centrale, perché in questo momento c'è Koundé, tornerebbe titolare Badiashil, che però non è secondo me più di Ayer, ma non lo è nemmeno di Zazie, e quindi un centrale va preso. Insomma, avete tranquillamente visto che Rubén Dias è il nostro obiettivo. Allora, io un'idea scambio la proporrei, perché ho la sensazione che per esempio Cuadrado, a parte che vale 5 milioni e non ci farebbe guadagnare troppo. Proviamo 40 più Cuadrado. Ne vogliono 85 e soprattutto non vogliono Cuadrado. Mi sembra un ottimo inizio. Posso salire a 60 milioni. 69. Vedete che scendono da 85? Controfferta però. 65, ci rimarrebbero 28 milioni. Ragazzi, però ha fatto l'investimento. Affare fatto! 65 milioni per Rubén Dias. Ricordatevi che ci sono ancora i 30 di Borja Mayoral, non appena lui accetterà di essere ceduto, quindi abbiamo ancora dei guadagni potenziali. Ignorerei la clausola e sono d'accordo, anche loro ci fanno già questa richiesta. Bene, grazie, perché sennò io vado sempre in crisi. Però controfferta, rimuovi bonus, modifica stipendio e bonus ingaggio. Allora, si ridurrebbe lo stipendio per venire qua, questo mi piace. Però voleva il bonus, insomma. Quindi io direi che questo qui te lo alzo a 100 e ci può stare. Perché ti alzo questo a 100? Perché bastone carota, questo qui te lo abbasso a 400. Bonus d'ingaggio di 700.000 euro, quasi 800 in realtà. Scendiamo a 6 tondi tondi. Accettano, pur di venire al Monaco, accettano. E quindi benvenuto. Ah no, non siamo in Spagna. Come si dice in francese? Benvenuto in italiano, perché comunque il tecnico italiano ha detto, e lui è portoghese, quindi benvenuto non era troppo distante dalla realtà. Abbiamo preso Rubén Dias, primo sobrio colpo dell'estate, ma soprattutto molto oneroso, quindi adesso bisogna fare attenzione in ordine di urgenze. Se si parla di urgenze, io direi che attaccante e trequartista sono le urgenze più clamorose. Abbiamo venduto anche Mayoral, quindi più 30 milioni che coincidono subito con un'offerta per Badiashil. Attenzione, l'Atletico vuole fare spesa in casa a Monaco. Ecco, Badiashil 21 milioni, avendo appena preso il buon Rubén Dias, avendo anche Di Zazie, e ragionando sul fatto che ha giocato davvero poco Badiashil l'anno scorso, potrebbero servirci fondi, quindi possiamo trattare anche qui. Anche qui 30. Niente. E vabbè, ragazzi, che vedevo di... Nel frattempo il Parì, che non aveva nessuno, compra anche Jesus Corona. Va bene così, sono umili, mi piace. Penso sia arrivato il momento di Fekir. Proviamo Fekir. Perché più che altro di lui mi piace tanto il fatto che possa giocare anche esterno, ma soprattutto attaccante. Magari non è proprio il classico attaccante che ci fa sognare, però why not? Cioè avere un giocatore che per caratteristiche può fare quella roba lì, ci piace. Direi scambio giocatori comunque, perché sogniamo lo scambio con Julian Draxler. Allora, sono interessati a Draxler, ma vorrebbero 37 milioni. Ho la sensazione, caro Carletto Nazionale, che tu possa venirmi incontro. 30 milioni e mezzo. Sarebbe un totale di 60 milioni,
è un'offerta più allettante. Accettiamo, arrivederci. E sapessi quant'è allettante Fekir per me? Altro che offerta. È vero che andiamo a perdere Draxler, che sulla carta, ma bisogna dirlo, solo sulla carta, avrebbe fatto le buche, perché poi in campo non le ha fatte. Ha fatto poca roba. A volte ha fatto il 10, ma non è stato continuo, dobbiamo ricordarlo con grande onestà. E quindi Fekir, io spero, possa avere un impatto devastante. Accettiamo il ruolo cruciale e andiamo a prenderlo. Ecco, qui meno facile, perché loro non ci fanno minimamente capire quanto vorrebbero. Però so che lui all'Everton prende 130.000 euro. E allora, ti potrei offrire 100 più un bonus di 4. Vediamo un po'. Ok. Allora, vogliono anche un bonus... No, vogliono un bonus di 900 e un bonus di 730 in caso di 5 gol. Il bonus per gol te lo tolgo. Qui posso scendere a 600. Non era esattamente ciò che volevano, però ve lo posso dire, passato le modo di masticare. Accettano, conta questo. Secondo acquisto ufficiale delle Monaco. Abbiamo il resoconto finale su Guadu, quindi adesso possiamo cominciare a trattarci. Ci arriva un'offerta per Barreca da parte del Feyenoord e un'offerta per Disasi. 7 la nostra migliore offerta. Mi fate capire che sto perdendo tempo, quindi direi che rifiuto tutto e la chiudiamo così. Saggiamente però, perché vi ripeto, dovremmo poi sostituirlo e non mi va. Preferisco vendere Disasi tenendo Badiashile, visto che non siamo riusciti a sistemare quella questione lì. E secondo me possiamo venderlo anche bene, intorno ai 30 milioni. Trattiamo con Leverkusen. Accettano, 31 milioni per Disasi non sono male, considerando che sono 31 milioni per un calciatore che l'anno scorso ha fatto 0 presenze, o forse 2, però avete capito il senso. Adesso è il momento di Boadu. Allora, tra i 42 e i 44 possiamo portarlo a casa. Ti propongo uno scambio con il Sharawi e ci aggiungo 22 milioni. Occhio, perché hanno accettato subito. Hanno accettato subito. Ci stiamo portando a casa Boadu, che è uno dei giocatori più buggati del gioco, peraltro, oltre che forti, per 22 milioni più il Sharawi. Ma non sacrifichiamo, secondo me, un giocatore incedibile. Se prendi così poco all'assedio, qui te lo aumento a 20 e ti do un bonus di 150. Occhio, perché rischio di pagarti pochissimo, eh. Ridicola? No. Attenzione. Attenzione. Brutto colpo. Brutto colpo. E allora, rimaniamo calmi e lucidi. Non è successo nulla. Lo togliamo per qualche giorno, poi tra qualche giorno ci riproviamo. Il discorso però è che non so se ci riusciremo prima della sfida contro il Parigi, che è tra 8 giorni. Il rischio è che si possa fare dopo questa cosa. Però poco male col Parì, possiamo tranquillamente fare 4-3-3 con il trequartista, già con due nuovi arrivi che sono Fekir e Ruben Dias, e poi con Ben Yedder davanti col nuovo numero 10. Altra offerta dello United per Gelson Martins. Allora Gelson è straordinario, ma i soldi sono soldi. Se partisse lui, io ho già il nome, Jeremy Doku, l'avete visto al mondiale col Belgio, peraltro Fekir può giocare là, abbiamo anche Salemaker. Io tratto con lo United. Quanto posso... Se mi danno 150 milioni non puoi rifiutare, il discorso è quello. Se mi danno 150 milioni te lo porto io in bicicletta, Gelson Martins. Peraltro, sempre per il discorso realismo, ci può anche stare, che un giocatore cresciuto tantissimo al Monaco si trasferisca poi alla corte dei Red Devils. Però, ci dovete pagare in modo evidente, chiaro e clamoroso. 150 milioni. Ce ne possono dare 102... e un 5% della rivendita. Allora, io vi ribadisco un concetto molto chiaro. Io col 5% della rivendita me ce pulisco, non vi dico che cosa, perché sarei volgare e non mi piace. Però posso chiedervi 130 milioni. Sono già 20 in meno di quelli che vi avevo chiesto prima.
110. Ho già l'acquolina in bocca. Però insisto sui 117. 118 mi piace. 118 è evoca bei ricordi. Avanza offerta. Adesso si attende l'ufficialità. Adesso si attende l'ufficialità. 118 milioni, ragazzi, eh. Può partire. Può partire. Fatemi sapere subito nei commenti se siete d'accordo, ma secondo me può partire. Fatemelo sapere voi. Nel frattempo siamo arrivati al giorno della sfida contro il Paris Saint-Germain. Gelson è ancora un giocatore del Monaco, anche se dobbiamo pensare, e ci penseremo poi, all'eventuale sostituto. E per quanto riguarda i colpi che abbiamo fatto sin qui, questa è la nostra rosa, che comunque è già di livello, lo era l'anno scorso. Poi daremo un voto al mercato, ma voi sarete fondamentali anche sotto questo episodio, che non è ancora finito, anzi, comincia adesso. E ci sarà il tentativo di rifarci con gli interessi, perché francamente chiudere in questo modo non è da noi. Bisogna accettarlo. Non ricordo neanche in passato. Sì, ricordo sconfitte, ma non ricordo sconfitte così. In due finali, due umiliazioni. C'è sempre da imparare nella vita. E allora guardiamoli esultare. L'anno scorso esultavamo noi. Guardiamoli, perché dovremo portare questo momento con noi. Chiuso la passata stagione, è anche quella che apre la nuova stagione. Deve essere una rivincita, deve essere l'inizio di un cammino, l'ultima cavalcata, l'ultima stagione per chiudere un'avventura agrodolce, sicuramente tanto emozionante, alla quale sono mancati i titoli. L'anno scorso, per esempio, arrivammo ad un rigore dalla gloria, sbagliò Ben Yedder e finì male. Quest'anno vogliamo che la musica cambi, e lo vogliono anche i nuovi arrivi, Rubén Dias e Fekir, per fare due esempi. O magari anche chi è probabile che lascerà il Monaco, come Gelson Martins, che ha fatto tanto male al Paris negli anni, che ha guidato la causa assieme a Ben Yedder, Onyekuru e il club, e che potrebbe lasciare direzione Old Trafford, direzione Inghilterra, Manchester United. Prima però c'è la Supercoppa di Francia, c'è Monaco, Paris Saint-Germain. Richarlison, tocco dentro per Icardi, non dobbiamo aprirci, loro sono sempre bravi a sfruttare il minimo spazio, come adesso! Ha segnato Di Maria, 1-0 Paris, minuto 6, non il miglior inizio. Poi il tocco è per Kylian Mbappé, fuori da Goretzka, altro tocco dietro Di Maria, ancora Goretzka dentro! Ma è sempre tutto semplice, stavolta si alza la bandierina, non per merito nostro, questione di centimetri. Fortunatissimi siamo stati, perché questo poteva essere 2-0. Di Maria passa il pallone diretto ai Icardi, che si presenta ancora in area. Koundé ha dato calcio di rigore. Sul serio? Intervento sciocco di Koundé però. E allora, se prima era fuori gioco, stavolta Mbappé può riprovarci. Fuori! Ci stanno perdonando! Ci stanno perdonando tante volte! Tchouaméni prova ad affacciarsi il Monaco in zona porta del Parigi con Fekir in area, lotta, passa! Calcio di rigore! Il fallo di mano! E calcio di rigore per il Monaco, l'ha toccata con il braccio Matip! Con il braccio sinistro Matip! Ben Yedder contro Keylor Navas. La presa Navas. La messa in calcio d'angolo. Dal rigore sbagliato l'anno scorso a questo qua. Non ti abbattere capitano. Minuto 24. Gelson ancora a cercare proprio Wissam. Due volte! E due volte pure Keylor Navas. È rimessa dal fondo. Porta a spasso il pallone.
e lo porta bene a spasso il pallone. Sempre Ben Yedder, va sul destro, poi il tocco dentro, McTominay se lo divora. Aggredito, chiuso, ma la palla resta in possesso Paré. Poi ancora il break di Fekir, che scambia con Wissam, vuole andare Nabil. Funziona il tandem in questo secondo tempo. Onyekuru, occhio che c'è il movimento centrale di Ben Yedder! Passano gli anni, non passa lui! Maglia 10, bagnata così! 1-1, col gol del capitano! Corona, terza cross, deviazione, palla che arriva sempre a Richarlison, sponda ulteriore, Neymar, zona tiro, McTominay! Lunghissimo il Monaco, ma Florenzi ha chiuso anche qua. E poi Salemakers da Ben Yedder. Aspettalo, aspettalo. E adesso servilo. Può correre il belga. Altissimo il Parì. Occhio a Salemakers dentro l'aria, guarda in mezzo. Poi frena. Tocco dentro. Emre Can. Prima di chiunque altro. L'arbitro fischia. Per il secondo anno di fila, la Supercoppa di Francia si decide ai calci di rigore. Voglio avere fiducia. Guardiamo in faccia il destino e rimettiamo Wissam quinto. Parte Neymar. Che rigore di Neymar! Perfetto! Perfetto! La prende Navas. Ma che cos'è dal dischetto noi? Sbaglia! Richarlison! Florenzi allora. Dentro! Non sbaglia, bello di nonna. Tocca Josip Pilicic. Rete. Fekir. Bruttissimo rigore. Resta fermo Navas. Quindi Mbappé, che ha sbagliato nei tempi regolamentari, lo tira peggio di prima! Lo tira peggio di prima! Tienici vivi, Henry! Tienici vivi! Se! Corona contro le Comte. Pallonetto, le Comte c'è! Ragazzi, tocca a Wissam per il secondo anno di fila. Non è possibile, non è possibile! Che destino! Traversa! Traversa! Tocca a Balloturé! Secondo match point per il Monaco! Dopo Ben Yedder, che oggi ne ha sbagliati 2 su 2. Facci cantare, Benoit! Parte Balloturé! E la mette dentro! Il Monaco vince la Supercoppa di Francia con l'uomo che non ti aspetti, con il rigore decisivo di Balloturé dopo l'errore di Ben Yedder, che poteva redimersi e riaggrapparsi, riprendersi quello che il destino gli ha tolto l'anno scorso. Sbaglia ancora, perché il finale non te l'aspetti proprio. Segna quest'uomo, segna il 2 per il secondo trofeo del Monaco di Federico Marconi. Dopo quella Coppa di Francia, ai calci di rigore contro il Paris Saint-Germain, perdemmo la Supercoppa. Abbiamo perso anche la finale l'anno scorso di Coppa di Francia, oltre che quella di Europa League. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, siamo ripartiti con una certa convinzione e con un trofeo che adesso Wissam, che ci ha trascinato ai calci di rigore grazie al suo gol del pareggio, alzerà al cielo! E siamo ripartiti discretamente bene, ma io non voglio ancora esultare troppo, perché c'è una stagione che deve ancora iniziare. Ma io ancora più adesso apprezzo le sconfitte, che ci hanno dato la fame giusta per ripartire. E ci fanno apprezzare molto di più queste vittorie, ragazzi, perché parlo poco ma mi sto godendo, e non so voi, ma io personalmente sì, l'atmosfera e la favola di un Monaco che vuole stupire anche in questa stagione e riparte così, con la nuova maglia, l'abbiamo detto, 0 titoli con quell'altra, questa riparte bene e vediamo che succede.